glaube, ein Leben, wie wir es gelebt haben, vor Augen, sagt man leicht zu jeder Vorstellung von Ende ja. Almeno finirebbe questa angoscia e comincerebbe qualcosa di nuovo. Magari niente. Già. Magari niente. Sai, io a volte, quando vedo un film triste, voglio rivedere il finale, sperando che la seconda volta finisca meglio. Inutile. Per quante volte tu lo veda, lei alla fine muore sempre. E non darmi lezioni di ottimismo. Non ne aveva intenzione. Dalla vita ho ricevuto una lezione, Hugo, e non è quella che avrei immaginato. Il lieto fine esiste solamente nei film. Beh, guarda pure. Non perderti il finale. Bene, siamo alla fase finale. Via tutte le luci tranne che sulla pista 9. Dissolvenza e via un bel temporale. Sarebbe bello, eh? No. È una mossa troppo prevedibile per il pubblico. Perché la musica cresce, arriva nei titoli di coda e sai sempre quando è finito. È finita! Quando la musica se ne va in crescendo e la macchina da presa punta verso l'alto, capisci che sta finendo allora. Lo detesto. Detesto questo momento. È morto! È morto! Vadini è morto! Non sarebbe magnifico se non morisse. Voglio dire, pensa se tornassimo a rivederlo e la fine fosse tutta diversa. Scusa, e se invece lo lasciamo morire e poi qualche giorno dopo lo facciamo risuscitare? No, no, ma chi vuoi che ci creda? E hanno pure ragione. Specie ora che posso dire che la fine è stata tragica, ma non fatale. Ora mi ritrovo come Edith Piaf, ricorda? Niente di niente e non rimpiango niente. E non le importava se le sue storie finivano sempre male. L'importante per lei era esserne l'eroina. E lei non morisse. Già, ma pensa quanto saresti infelice tu per non poter piangere al finale.